La preghiera dei musulmani comincia silenziosa a ridosso della spianata delle moschee a Gerusalemme. Poi si vivacizza e si trasforma in slogan di protesta all'indirizzo di Israele. La contestazione, almeno oggi, è pacifica. È da domenica scorsa che i palestinesi pregano rimanendo fuori dalla moschea di Al-Aqsa. Si rifiutano di passare attraverso i metal detector imposti da Israele all'ingresso della spianata. Le barriere sono comparse dopo l'attentato del 14 luglio scorso in cui un comando di 3 palestinesi ha ucciso 2 soldati israeliani. La spianata delle moschee di Gerusalemme è il terzo luogo sacro per i musulmani dopo le moschee della Mecca e di Medina, ma è un luogo sacro anche per gli israeliani, per loro infatti è il Monte del Tempio. Israele giustifica i metal detector per prevenire l'ingresso delle armi come è successo una settimana fa. I palestinesi invece rivendicano il libero accesso alla spianata così come è stabilito in un accordo. Anche gli israeliani possono accedervi ma solo in alcune ore prestabilite senza poter pregare. Di fatto il governo di Tel Aviv controlla l'accesso mentre la gestione degli edifici di culto è affidata alla Giordania. La difficile cogestione della spianata spesso è la scintilla delle tensioni tra israeliani e palestinesi, che è salita nelle ultime 24 ore. Nella notte un palestinese ha assaltato una casa nell'insediamento israeliano di Neve Zuf, in pieno territorio palestinese, uccidendo 3 persone e ferendone un'altra. Immediata la reazione dei soldati israeliani, quali nel villaggio di Kobar hanno fatto irruzione nella casa di un palestinese di 19 anni, ritenuto l'aggressore della famiglia israeliana. Nell'incursione è stato arrestato il fratello del presunto terrorista.